Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti qui nel mio angolo di giungla in Costa Rica. Oggi risponderò ad una domanda che mi è arrivata, ma che in realtà comprende più domande che mi sono state fatte nel corso del tempo. Quindi ecco, vedremo, affrontiamo adesso un argomento che mi è stato chiesto in forme diverse, ma che più o meno contiene lo stesso nucleo. Molti si chiedono: come faccio a trovare l'amore? Ecco, io voglio partire dal presupposto che non esiste una risposta a questa domanda, perché non è possibile trovare l'amore. Stiamo proprio partendo dal presupposto sbagliato, perché la domanda è sbagliata. Non si può trovare l'amore perché l'amore non va cercato, e nel momento in cui voi cercate l'amore non lo trovate, non lo troverete mai. Chi lo cerca non lo trova. Questa è purtroppo una legge universale alla quale non possiamo sfuggire. La verità è che l'amore va attratto, l'amore va attirato a noi in modo tale che noi non ci muoviamo più di tanto da dove siamo, ma percorrendo il naturale percorso della nostra vita, andando piuttosto alla ricerca di noi stessi, piuttosto che andare alla ricerca di un'altra persona, ecco che a un certo punto, quando siamo pronti, attiriamo la persona giusta, attiriamo l'amore. Voglio a questo punto sottolineare una cosa molto importante. Quando io dico la persona giusta, a volte questa parola non viene fraintesa nei miei video. La persona giusta non è quella che starà con noi per tutta la vita e vissero per sempre felici e contenti. La persona giusta non è il principe azzurro con cui ci sposeremo e necessariamente faremo famiglia. La persona giusta è quella persona che ci serve in un determinato momento della nostra vita per imparare qualcosa. La persona giusta è quel contratto karmico, quell'anima con cui noi abbiamo firmato un contratto karmico, con cui abbiamo deciso di incontrarci in un certo momento della nostra vita per condividere un'esperienza insieme. Che poi questa esperienza duri 10 giorni o tutta la vita, ovviamente questo dipende dal tipo di esperienza che scegliamo di vivere. Ma mi raccomando, anche nei prossimi video, quando io dico la persona giusta, non pensate quello che starà con voi per sempre e vi farà felice, perché non intendo quello. Intendo la persona con la quale dobbiamo passare adesso, questo momento insieme. La persona giusta per questo periodo. Dunque, dicevo, l'amore non va cercato, perché se lo cercate non lo trovate, l'amore va attratto. Cosa significa questo? Significa che, paradossalmente, non stiamo parlando di attrazione fisica. Paradossalmente l'aspetto fisico non c'entra assolutamente nulla in tutto questo. Quindi quelli di voi e quelle di voi che si sentono poco attraenti esteticamente perché semplicemente hanno qualche chilo di troppo, che al giorno d'oggi, nel XXI secolo, purtroppo viene considerato come un carattere negativo a livello estetico, quando invece 50-60 anni fa, ricordo le foto delle Miss Italia, erano tutte prosperose e belle piene. Quindi ecco, stiamo parlando di canoni di bellezza che lasciano il tempo che trovano e che fra qualche anno magari passeranno di moda. Se pensate di non essere abbastanza attraenti perché non avete la fisiologia, la fisionomia giusta, non avete i caratteri, i tratti del viso attraenti, ecco, non si tratta di quello, non è così che si attrae l'amore. In quel modo si attraggono spasimanti, ma non si attrae l'amore. Inoltre, quando parlo di attrarre, non mi riferisco nemmeno agli atteggiamenti, non mi riferisco nemmeno al modo di fare, non mi riferisco a tutta quella serie di meccanismi, atteggiamenti, caratteristiche comportamentali che voi potete mettere in atto per farvi fighe o fighi e per riuscire a conquistare schioccando le dita uomini e donne, tutto quello che volete. No, non è così che si attira l'amore. Così potete attirare storielle. L'amore si attira energeticamente. Il vostro corpo energetico attira la persona energeticamente compatibile in quel esatto momento. Dunque, cosa significa corpo energetico? Significa subcosciente. Quello che voi avete dentro il vostro subcosciente, che si tratta non della mente superficiale, non di ciò di cui voi siete consapevoli, ma di ciò di cui voi purtroppo non siete consapevoli, perché sta nascosto in una parte di voi che in questo momento non appare esteriormente, ecco che quel subcosciente crea una frequenza, una vibrazione a livello energetico, ed è esattamente quella frequenza, ed è esattamente quella vibrazione che attrae una persona piuttosto che un'altra.
Ed è quella che attrae qualcuno che ci farà del male o qualcuno con cui vivremo un'esperienza piacevole, matura ed equilibrata. Se la vostra interiorità è poco equilibrata, la persona giusta per voi sarà esattamente poco equilibrata, tanto quanto voi, ma in maniera esattamente opposta. Cioè, se voi siete troppo croce rossine e cercate qualcuno da aiutare, arriverà la persona da aiutare piena di problemi e a quel punto vi lamenterete perché è piena di problemi. Dunque, chi, per esempio, per spiegare meglio, chi all'interno di un mazzo di tarocchi rappresenta la persona che ha compreso questo meccanismo e che anziché cercare l'amore lo attira? La regina di coppe. Chi, per chi conosce un minimo, il significato dei segni e delle figure, la regina di coppe è una figura matura, adulta, regina, e portando la sua coppa, che rappresenta l'aspetto emotivo e sentimentale nell'ambito della tarologia, sta in questo modo tenendo in mano la coppa dei suoi sentimenti, la coppa delle emozioni. La regina di coppe, infatti, quando appare in una stesa, per me rappresenta qualcuno che non si sta muovendo attivamente per attirare la persona a cui è interessata, ma semplicemente sta attirando energeticamente qualcuno. Quando infatti la regina di coppe è associata ad altre carte di tipo particolare, può rappresentare qualcuno che fa magia o che conosce comunque quella che io chiamo telepsichia. Poi vabbè, se siete interessati a questo argomento ci sarà il videocorso Magia d'amore specifico per quello, ma torniamo un attimo qui. Ecco, la regina di coppe fa telepsichia. Chi sia che ne sia consapevole, sia che non ne sia consapevole, perché alcune persone lo fanno in maniera naturale, gli viene benissimo e attirano praticamente tutto quello che desiderano. Poi magari si rendono conto che non lo volevano davvero così, però intanto l'hanno attirato e se lo prendono. Ma la regina di coppe sta seduta sul suo trono, non si muove, non si alza, non si sposta da lì. La regina di coppe agisce con la sua coppa, agisce con la mente, agisce con il cuore, agisce creando un campo elettromagnetico che attira qualcuno. La regina di coppe è qualcuno che sta a casa, che non ha bisogno di uscire, di andare per locali, ma pensa nel modo corretto, nel modo giusto, alla persona amata e la attira magneticamente. Infatti questa parola magneticamente si riferisce proprio al magnetismo, l'attrazione reale fra due persone, l'attrazione fra persone giuste è un'attrazione di tipo magnetico, che non ha niente a che fare con l'aspetto fisico, perché anch'io stessa nella vita mi sono sentita tremendamente attratta da persone che dal punto di vista estetico non avevano veramente nulla che mi piacesse, anzi, ma il magnetismo è quello che attira realmente. È possibile, tra l'altro, aumentare il proprio magnetismo? È possibile diventare più consapevoli e più capaci di attrarre quello che desideriamo? E ci sono delle tecniche, ci sono dei metodi, esiste tutta una letteratura riguardo a questo, di cui si parla appunto nell'ambito della telepsichia, che spiega come la regina di coppe o la donna che incarna quell'energia può attrarre quello che vuole. Ma le cose più importanti da conoscere sono queste. La regina di coppe non agisce, non salta addosso all'uomo interessato, non lo riempie di telefonate e di messaggi, non agisce fisicamente. La regina di coppe rispetta e ama se stessa. La regina di coppe è la padrona dell'amore, è la padrona perché è la regina, non è il fante, non è il cavaliere, è la regina. È una figura che è arrivata al top della categoria insieme al re. Il re e la regina sono i proprietari di un elemento, cioè sono quelle figure che sanno come manovrare quell'elemento, come gestirlo, come usarlo. Ed ecco appunto che la regina, essendo padrona del suo elemento, ama prima di tutto se stessa, prima di amare qualcun altro. Ama e rispetta se stessa. Dunque, per attrarre l'amore, e non solo quello giusto, ma quello che ci rispetti e che ci tratti con rispetto, dobbiamo prima noi ed imparare a essere rispettosi nei confronti di noi stessi. Una regina di coppe, per spiegarla con parole molto semplici, non intavola una conversazione con una persona maleducata che riempie la serata con parolacce, con conversazioni di tipo scurrile, con atteggiamenti maleducati e poco rispettosi. Una regina di coppe
parla in un certo modo e parla solo con persone che le mostrano rispetto. Altrimenti la regina di coppe si alza dal tavolo e se ne va. Tra l'altro, quando noi abbiamo davvero la capacità di amare noi stessi e di rispettarci, si vede. È una cosa che non si vede perché è evidente e gli altri lo capiscono, ma si vede nel senso che comunque noi trasmettiamo una certa immagine di noi stessi, noi camminiamo e ci trasciniamo una certa aura attorno. E questa aura respinge le persone che vogliono approfittarsi di noi, questa aura respinge le persone che non sono alla nostra altezza, semplicemente non sono energeticamente compatibili. Quando parlo di magnetismo, il magnetismo è la capacità di una persona, di un essere umano, di essere centrato su se stesso e di accumulare energia all'interno del proprio corpo energetico. E il rispetto di se stessi è un modo, uno dei mezzi e degli strumenti principali per acquisire, attirare, condensare magnetismo. Il magnetismo è un'energia. Come dire, in modo riduttivo, è come se il nostro corpo energetico si ampliasse e diventasse più potente. E nel momento in cui il nostro corpo energetico diventa più potente, abbiamo anche aumentato e amplificato la nostra capacità di attrarre e attirare le cose. Ricordiamoci che, soprattutto per quanto riguarda voi donne che state guardando, ricordiamoci anche che l'uomo è cacciatore, l'uomo vero perlomeno, l'uomo che manifesta caratteristiche di tipo maschile. Al giorno d'oggi molti uomini non hanno più questa tendenza a rincorrere la preda, è più un qualcosa che riguarda forse i decenni passati. Ed è un vero peccato, perché il vero uomo che manifesta al 100% la sua energia maschile è attivo, mentre invece la donna è ricettiva. E in questo caso gli organi genitali sono proprio il classico esempio di come funzionano energeticamente uomo e donna. L'uomo è colui che dà, la donna è colei che riceve, sia dal punto di vista fisico-sessuale, sia dal punto di vista energetico, psicologico. Quindi ecco, la regina di coppe sta ferma e sta seduta sul suo trono. È il cavaliere che va dalla regina, è il cavaliere che si approccia. Poi il cavaliere può anche diventare un re, se è maturo e se è al suo livello. Oppure può trasformarsi in un fante se è una persona immatura, ma a quel punto si vedrà dopo. Nel momento in cui la relazione inizierà ad evolvere, ad andare avanti, si vedrà se si è compatibili oppure no. Ad ogni modo, ragazzi, spero con questo video di esservi stata utile. Approfondite, se siete interessati, l'argomento telepsichia, perché secondo me nell'ambito dell'esoterismo, nell'ambito della magia, chiamatela un po' come volete, è probabilmente l'argomento più importante ed è realmente quello con cui voi potete fare magia. Quindi comprate dei libri, approfondite, se siete interessati ci sarà a breve disponibile il mio videocorso di magia d'amore. Ad ogni modo, se avete altre domande potete commentare qui sotto, oppure potete inviare una mail a voci dagli angeli@gmail.com. Per il resto spero di esservi stata utile, vi mando un saluto dalla Costa Rica.